Eccoci, buonasera. buonasera a tutti, eccoci qui a questo terzo appuntamento della scuola della libertà e oggi il tema di oggi è proprio la scuola. Non vi ruberò molto molto tempo. E cercherò di dire delle cose eh, il più possibile eh, concrete, allo stesso tempo legate all'attualità, e però eh, di carattere più, più ampio, più generale. Per usare una parola importante, universale. Sul tema, eh, ho però l'obbligo di segnalarvi che ho scritto varie cose. E quindi vorrei ricordarlo che esistono alcuni libri, uno si chiama La scuola è finita, che fu pubblicato ma insomma, anni fa dalla, mh, quando esisteva ancora il quotidiano Liberal con Ferdinando Adornato e con Renzo Foa, e l'altro testo pubblicato invece da Liberi Libri, La scuola della libertà, che eh, raccoglie gli scritti di Luigi Einaudi e di Salvatore Valitutti, soprattutto sulla necessità della eh, svalutazione o abolizione del valore legale del titolo di studio e quindi l'uscita di fatto e di diritto dal sistema napoleonico della, della scuola e dal monopolio statale della Dell'istruzione. E poi c'è l'altro volumetto che è uscito um, a settembre, questo qui che era allegato a il giornale, che è intitolato La post-scuola. Adesso vedremo perché. Allora entriamo in questo nostro argomento che riguarda la scuola. Io per parlare della scuola potrei iniziare con questa domanda. Perché non abbiamo più? Medici. O anche, perché non abbiamo più ingegneri? E soprattutto, ad esempio, ingegneri autorevoli. E non abbiamo nemmeno medici autorevoli. Alcuni rispondono a questa domanda semplicemente così: perché in Italia esiste il numero chiuso alla facoltà di. Eh, di medicina ma questo naturalmente non è il motivo per cui non abbiamo non abbiamo medici quel numero chiuso invece sta proprio a ehm, indicare la necessità mh, di garantire almeno la possibilità di poter avere invece medici non è nemmeno vero peraltro che non abbiamo ingegneri Potremmo dire però che abbiamo sia medici sia ingegneri che hanno una preparazione spiccatamente burocratica. Abbiamo medici burocrati, ingegneri burocrati. E raramente abbiamo invece delle figure di questo tipo, ma si potrebbe par parlare anche di altre figure professionali, che siano autorevoli. Il problema dunque è proprio questo perché abbiamo smarrito, abbiamo perso l'autorevolezza. Ecco, si potrebbe partire da questa domanda. Io vorrei leggere solo, le, eh, solo la prima paginetta e mezza di questo, di questo testo per introdurci nel, nel tema della, della scuola. Dice il testo. Per iniziare... Vorrei attirare l'attenzione del lettore sulla specificità del sapere. Qual è il fondamento del sapere? Ad esempio, qual è il fondamento della matematica? Il calcolo aritmetico. Qual è il fondamento della storiografia? I documenti e la narrazione. Qual è il fondamento della chimica? Gli elementi. Qual è il fondamento della critica letteraria? Il giudizio estetico. Possiamo dire quindi che il fondamento del sapere o dei saperi è l'intelligenza umana in generale. Se però passiamo dal sapere alla scuola, notiamo che il fondamento del sapere subisce uno spostamento dall'autorevolezza della critica o della libera intelligenza al valore legale dei titoli di studio, con cui lo Stato interviene nella scuola, statizzando la cultura, che è il mezzo attraverso il quale nell'insegnamento si persegue il fine dell'educazione. La conseguenza di tale spostamento, che è a tutti gli effetti da una parte una ingerenza, e dall'altra un mito, giacché il sapere di per sé non è assoggettabile a nulla, è una finzione giuridica con la quale si pensa e si agisce come se il sapere avesse il fondamento non nell'intelligenza dello spirito umano, bensì nelle leggi o nel parlamento nella sovranità popolare. Fino a quando la finzione giuridica è riconosciuta e usata secondo ragione al fine di garantire la libertà educativa con le scuole laiche, allora la finzione svolge la sua funzione. Quando invece la finzione giuridica è dimenticata, allora l'uso diventa un abuso. E lo stesso sapere Involve verso la mitologia Con cui In nome della libertà E dell'uguaglianza Si impone Illibertà E disuguaglianza Ecco Noi ci troviamo esattamente A questo punto Della storia Avendo cioè Completamente dimenticato completa Completamente smarrito il, sia la storia sia il funzionamento della nostra scuola, abbiamo scambiato quella che è una finzione giuridica con invece una ipotetica realtà. E quindi quello che abbiamo smarrito è appunto l'autorevolezza degli studi e quindi di conseguenza l'autorevolezza delle professioni che da quegli studi derivano. Questa è la situazione nella quale noi ci troviamo e dalla quale è difficile uscire. La scuola italiana è possibile div dividerla in tre grosse epoche, tre tappe. La prima è quella della nascita, della fondazione. La scuola italiana, per certi versi, nasce prima della stessa, eh, dello stesso Stato italiano. Perché la scuola italiana è l'allargamento, l'ampliamento di quella che era la scuola in Piemonte, cioè la scuola di Gabrio Casati, a tutto quanto il regno. D'Italia. E questo tempo della scuola italiana dura in sostanza fino al 1923, quindi diciamo dal 1859-1860, fino al 1923, oltre ben oltre 60 anni. È il tempo in cui la scuola italiana viene costruita. E viene costruita secondo un modello ben preciso che è quello cioè della scuola napoleonica viene deciso questo modello della scuola napoleonica perché in quel tempo in italia esiste già un monopolio della scuola cioè c'è già chi ehm, amministra la scuola e ne ehm, ne eh, rappresenta a tutti gli effetti un monopolio e cioè la chiesa. La figura del, ehm, del professore si identifica con la figura del, del prete e siccome la scuola, siccome lo Stato italiano non nasce grazie alla chiesa ma contro la chiesa, eh, lo Stato italiano compie la scelta, di, eh, ha la necessità di creare una scuola, di garantire una scuola laica. E così la scuola napoleonica di Gabrio Casati è il primo momento della storia della scuola italiana e costruisce la scuola italiana. Il secondo momento è quello del, della nascita, della riforma di Giovanni Gentile. 1923 e dura fino al 1969. La scuola di Giovanni Gentile eredita la scuola di Gabrio Casati e agisce soprattutto su due aspetti fondamentali. Una è la sostituzione, la, um, la sistemazione della scuola elementare, quella che oggi viene chiamata scuola primaria, e il secondo elemento è quello della, eh, dei licei, del liceo classico e del liceo scientifico. E poi ci sono le altre scuole che sono le scuole mh, tecniche e le scuole professionali. In che modo funziona la scuola di Giovanni Gentile? La scuola di Giovanni Gentile potremmo dire che funziona secondo un doppio binario, ecco eh, così semplifichiamo le cose, e cioè chi frequenta il liceo, chi frequenta i licei, il classico e lo scientifico può accedere agli studi superiori all'università. Chi frequenta invece le altre scuole avrà un titolo di studio, come si diceva una volta, finito e attraverso quelle, la frequentazione di quelle scuole sceglie un'altra strada e quindi l'immissione successivamente nel, ehm, nel lavoro, nel mondo del lavoro. La scuola di Giovanni Gentile eh, è, eh, ha per suo obiettivo la eh, creazione della cla della cosiddetta classe dirigente. Il terzo momento della storia della scuola italiana è quello che va dal 1969 fino, diciamo, ai, no ai giorni nostri, fino a quella che fu la. Mh, eh, riforma della scuola del eh, governo Renzi, la cosiddetta buona scuola. Se non che in questo periodo, dal 1969 fino ai giorni, ai giorni nostri, la scuola non verrà mai riformata. Se prendete quelle che sono le cronache del tempo, le cronache parlamentari del tempo, vi imbatterete in decine e decine di eh, disegni di legge, proposte di legge per riformare la scuola, cioè soprattutto la scuola superiore, che sistematicamente mh, non verranno portati a termine, naufragheranno sistematicamente tutti quanti i tentativi, quelli della democrazia cristiana, quelli del partito comunista, quelli del partito socialista, anche i, naturalmente quello del partito... Del Partito Liberale e la scuola verrà cambiata, verrà comunque modificata attraverso la eh, sperimentazione, quella sperimentazione che in Italia diventa definitiva nella, nella sostanza. Il terzo periodo della scuola italiana, dunque è il periodo in cui la scuola precedente cioè la scuola di Giovanni Gentile viene nel tempo ad essere distrutta ad essere decostruita la scuola di Giovanni Gentile continua ad essere la scuola anche nel terzo periodo della scuola italiana ma viene sistematicamente appunto distrutta un poco per, per il passare stesso del tempo e delle generazioni, un poco per i vari interventi che, eh, che si fanno cioè nella sostanza, in Italia la scuola di massa non nasce se non come distruzione della scuola precedente. E così si giunge ai giorni nostri in cui la scuola italiana è completamente svanita, si è dissolta, si è dissolta. Questo è vero anche da un punto di vista semplicemente delle delle cronache le scuole in italia oggi sappiamo che sono chiuse se io dico che le scuole italiane sono chiuse magari qualcuno si risente e dice no ma le scuole italiane non sono chiuse le scuole italiane sono aperte sono aperte attraverso le, le, le lezioni lo smart working eh, della, della, delle lezioni a distanza sì certo sono aperte ma diciamo che questo è il tempo della è il quarto tempo della storia della scuola italiana, ossia quello che io definisco la post-scuola, cioè la scuola dopo la fine della scuola, la scuola in cui noi abbiamo ormai smarrito anche il senso stesso dell'insegnamento, in cui non ricordiamo più la storia dalla quale veniamo e non sappiamo più come funzionava la nostra stessa scuola. E quindi la post scuola, che cos'è? È un labirinto, è un labirinto all'interno del quale gli stessi docenti, dirigenti, ministeriali, politici che sono all'interno della scuola, che si occupano di scuola, si sono perduti, si sono letteralmente perduti. Come funziona realmente la scuola in Italia? Funziona attraverso l'unica cosa che nel passaggio dalla scuola gentiliana alla scuola di massa è rimasto in piedi, cioè il valore legale del titolo di studio. A che cosa serve questo valore legale del titolo di studio? Facciamo degli esempi concreti in modo tale che possiamo orientarci. Alla fine della scuola media si consegue un titolo di studio, cioè la licenza media. Attraverso la licenza media si accede alle scuole superiori. Le scuole superiori che sono oggi tutti quanti licei, vengono definiti tutti quanti licei, non c'è nessuna differenza tra vari indirizzi di studio, almeno da un punto di vista legale. Si frequenta la scuola superiore e al termine della scuola superiore, attraverso un esame che è detto e lo è un esame di Stato, si ottiene un diploma, ossia un altro certificato, un diploma che ha un valore legale che permette l'iscrizione all'università a, a ogni facoltà universitaria qualunque sia il percorso di studi fatto attraverso il diploma che ha un valore legale ci si può iscrivere a qualunque facoltà universitaria si frequenta l'università e alla fine del corso di studi sia quello triennale sia poi l'altro che si chiama la specialistica si ottiene il diploma di laurea ossia un altro certificato che ha un valore legale e dunque avendo un valore legale, a ah, questa volta che cosa? Perché nel passaggio dalla scuola all'università, con quel diploma accedo agli studi. In questo caso, con quel diploma, uscendo dall'università, a che cosa accedo? Ebbene, con quel diploma dovrei accedere o agli uffici pubblici attraverso concorso, a volte concorso, a volte non concorso, oppure... Accedere alle professioni, a volte attraverso una abilitazione, a volte attraverso un esame, altre volte no. Dunque, tutta la scuola, sia dalla, la, la scuola secondaria, sia gli studi superiori, sono regolati dal valore legale del titolo di studio. E attraverso questo valore legale del titolo di studio si accede o agli uffici pubblici o alle, eh, alle professioni è indispensabile la, eh, il possesso di questo valore legale di questo diploma per accedere agli uffici pubblici e alle professioni per gli uffici pubblici sì è un requisito Necessario, senza il quale non è possibile accedere agli uffici. Nel invece, caso delle, eh, dei lavori, nel caso delle imprese, può anche non essere più necessario. Può anche non essere più necessario perché è perché le aziende si sono rese conto che naturalmente non è quel Possesso di un certificato che garantisce sia il sapere sia la competenza e quindi l'autorevolezza. No? Quindi quel valore legale caricato di un valore che non ha più mh, viene svalutato di fatto da che cosa? Dalla realtà. È la realtà stessa che lo svaluta. Attraverso il valore legale del titolo di studio, cioè attraverso la distribuzione dei diplomi, l'Italia è sicuramente cresciuta in tanti anni. È quello che è stato chiamato, è quello che si chiama e che ritorna spesso nel, nel dibattito. Questa espressione che si usa, l'ascensore sociale, no? si dice spesso la scuola deve ritornare ad essere un ascensore sociale, ma l'ascensore sociale. In realtà effettivamente che cos'è? È il diploma. È il diploma. Solo che quel diploma poteva funzionare da ascensore sociale laddove quel diploma poteva essere allocato, collocato da qualche parte. Laddove invece non è più possibile collocarlo, allocarlo, spostarlo in qualche parte, è evidente che quel diploma non può più essere un ascensore sociale. Per dirlo in un altro modo, se l'economia è in crescita, allora il diploma, tutto sommato, può essere un ascensore sociale. Se invece l'economia non è in crescita, quel diploma non può essere assolutamente un ascensore sociale, cioè non è garanzia di nulla. In che modo questo diploma influisce negativamente nella scuola? Beh, in vari modi. Il primo è perché... Come abbiamo detto anche prima, il fondamento del sapere è il sapere medesimo. Non è il partito, non è il parlamento, non è la sovranità popolare, non è il ministero. Il fondamento della matematica è l'aritmetica, il fondamento della storia è la documentazione, la narrazione, il fondamento della critica letteraria è il giudizio estetico. Non naturalmente il partito, il Parlamento, la sovranità popolare. E se noi spostiamo gli ordini, no? Se spostiamo i, i, i fattori, eh, abbiamo dei i risultati, appunto, diversi. Inoltre, un diploma può essere, appunto, distribuito, può essere regalato può essere anche acquistato comprato invece la cultura l'apprendimento il miglioramento la competenza come si usa si usa dire oggi non può essere acquistata non può essere nemmeno regalata non può essere nemmeno distribuita può essere soltanto conquistata l'esistenza del valore legale del titolo di studio, ossia l'idea che tutta la scuola funziona distribuendo il diploma o acquistando il diploma, fa sì che Venga meno anche quello che è il fattore cardine della scuola, ossia il rapporto tra l'insegnante e l'alunno, il professore e lo studente. Questo fattore cardine si basa infatti su un elemento fondamentale, che è quello della motivazione. È fondamentale se non c'è l'elemento della motivazione, cioè se io non sono motivato ad apprendere, se io non sono motivato alla eh, conquista del sapere e attraverso il sapere alla conquista di me stesso, quel rapporto che è un rapporto allo stesso tempo polemico, relazionale, dialettico, tra l'insegnante e lo studente in cui l'insegnante insegna ma insegnando apprende anche, ecco, se non c'è questo elemento fondam fondamentale che è in sé la scuola, la scuola di per sé perde valore, perde valore. Siccome questo elemento della motivazione è di fatto spostato tutto sul valore legale del titolo di studio, ecco che la scuola di per sé perde, perde valore. Perde valore. E infatti agli italiani della scuola non interessa granché, ce lo possiamo dire con tranquillità, agli italiani della scuola non interessa granché. Il ragionamento degli italiani rispetto alla scuola è più o meno questo qua. Sì, va bene, vai a scuola, prenditi il diploma, prenditi questo pezzo di carta, poi si vedrà che cosa si dovrà fare. Ecco, questo è nella sostanza il l'aria che si respira in Italia, nelle famiglie italiane, rispetto alla scuola. La scuola è concepita né più né meno che come una sorta di sosta, di parcheggio, tanto per gli studenti quanto per gli stessi docenti, per gli stessi insegnanti. Certo. Ci sono, come in ogni caso, ci sono le eccezioni, ci sono le vocazioni, ci sono gli impegni, ci sono i, i sacrifici, non c'è alcun dubbio, ma facendo un discorso più ampio, questa è effettivamente la situazione. E allora siccome tutti gli studi sono concentrati sulla distribuzione di un diploma, il cui valore non è garantito né dalla motivazione né dalla conquista, ma semplicemente dal timbro di Stato e attraverso quel timbro di Stato poi è possibile accedere forse agli, ehm, agli uffici pubblici oppure accedere alle professioni, ecco, noi possiamo tranquillamente rispondere alla domanda iniziale, cioè perché non abbiamo più medici, perché non abbiamo più ingegneri autorevoli semplicemente per questo motivo perché l'ordine degli studi del nostro tempo non permette più di creare medici autorevoli ingegneri autorevoli e così possiamo continuare nelle altre eh, eh, professioni o nelle altre competenze È possibile uscire da questo sistema? Naturalmente è possibile uscire da questo sistema. È necessario uscire da questo sistema, ma quando si tocca questo tasto in Italia, purtroppo, purtroppo le posizioni ideologiche sopravanzano di gran lunga quello che è invece il contenuto reale della Uh, del tema della discussione e quindi ci si divide subito in partiti in fazioni e uh, si passa uh, subito alle tifoserie e si inizia con la solita cantilena e cioè a ah, si vuole smontare la scuola pubblica la scuola pubblica non si tocca e bla 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 bla, bla. laddove invece Bisognerebbe capire che la scuola pubblica non è riducibile alla scuola statale. E laddove esiste soltanto la scuola statale, cioè laddove lo Stato detiene il monopolio del sistema dell'istruzione, è la stessa scuola pubblica, purtroppo, che diventa una scuola privata, privatistica, che una volta era nelle mani dei partiti, oggi è nella sostanza nelle mani dei burocrati e dei sindacati. Forse non è nemmeno più nelle mani dei sindacati oggi la scuola, appunto come dico nel testo, è la post scuola, una sorta di scuola che si è dissolta. Che sta svanendo, che è svanita. In realtà ciò che bisognerebbe difendere proprio in Italia è la necessità di avere una scuola pubblica, cioè una scuola statale autorevole, autorevole. E bisognerebbe passare dal sistema monopolistico della scuola di Stato al sistema della scuola libera. Cioè, bisognerebbe avere l'accortezza, l'intelligenza, l'acutezza di fare quel passaggio che ci sarebbe dovuto essere tra il, gli anni 60 e gli anni 70 in Italia, ma che per tutta una serie di motivi, soprattutto di carattere politico e di carattere ideologico, non si ebbe il coraggio non solo di fare ma nemmeno di affrontare. Se noi guardiamo quello che accadde nel 1969, cioè come la scuola gentiliana venne smontata, ci rendiamo conto che quel passaggio in quel momento non era forse nemmeno eh, ipotizzabile. Eppure era quello che però in realtà bisognava fare, cioè bisognava incamminarsi su quella strada e passare dal sistema monopolistico della scuola di Stato alla scuola libera. Qual è la differenza tra i due? La differenza tra i due è che mentre l'esistenza della scuola monopolistica dello Stato esclude la scuola libera, impedisce l'esistenza della scuola libera, l'esistenza invece della scuola libera, cioè laddove non vige più il valore legale del titolo di studio, fa sì che esista anche la scuola di Stato. Cioè esistono tutte e due, tutte e due. Solo che la scuola di Stato non è più monopolistica e dunque non può imporre più, attraverso l'uso legale della forza, quello che è il suo modello a tutte quante le altre scuole. Questo è il punto fondamentale, decisivo. In concreto, come si realizza questo obiettivo? Si realizza nella concretezza capovolgendo il sistema. Abbiamo visto, cioè, che la scuola italiana funziona attraverso una sorta di distribuzione di certificati dal valore legale. Al termine della scuola media c'è una licenza di scuola media. Al termine delle scuole superiori, attraverso un esame di Stato, c'è un diploma dal valore legale. Attraverso quel, valo, quel diploma del valore legale si accede alle università e poi le università danno un altro diploma dal valore legale che permette l'accesso alle, alle professioni. In questi, in questi mesi, il ministro della ricerca Manfredi Uh, ha presentato un disegno di legge in cui una proposta di legge in cui um, la stessa laurea diventa di fatto una laurea abilitante, una laurea abilitante. Significa che attraverso quella, quella laurea io sono sistematicamente, automaticamente anche abilitato allo svolgimento della professione, nonostante io non sappia fare nulla. Non sappia fare nulla quando esco dall'università. Allora questo sistema va rovesciato, bisogna capovolgerlo. Che cosa significa? Bisogna capovolgerlo. Questo. Alla fine della, eh, degli studi, delle scuole medie, gli, gli, gli studi finiscono. Non si rilascia alcun diploma. Il passaggio dalla scuola media alla scuola superiore è regolamentato in un altro modo. In che modo? Attraverso un esame, cioè un esame in ingresso. Mentre prima, cioè l'esame è in uscita alla fine della scuola media si fa un esame per avere la licenza e quindi c'è l'esame di licenza, a questo punto l'esame di licenza non c'è più e si fa invece un esame in entrata, cioè per accedere ad una scuola, per accedere ad una scuola, perché riformare una scuola significa sempre, lo si voglia o no, mettere mano agli esami. E allora? Gli esami in uscita sono sostituiti dagli esami in entrata, in ingresso. Mi voglio iscrivere ad una determinata scuola. Per iscrivermi a quella determinata scuola devo sostenere un esame per dimostrare di poter frequentare quella scuola, in modo tale che io scelgo la scuola che voglio frequentare, ma anche la scuola sceglie me verificando se posso frequentare quella scuola. In questo modo il, eh, il lavoro scolastico si sposta, come si può capire, dal possesso del certificato, dal possesso del diploma, si sposta allo studio, alla preparazione alla scuola stessa, cioè possiamo dire che la scuola ritorna a scuola. I cinque anni della scuola superiore, che sono cinque, in altri casi possono essere quattro, vi sono anche delle scuole ormai in Italia dove ci sono eh, quattro anni e non più i cinque, i cinque anni potrebbero anche essere regolamentati al loro interno da degli esami di passaggio. Una volta esisteva infatti l'esame di passaggio, è uno di quegli esami che nel 1969, sull'onda delle proteste studentesche, sull'onda de demagogica del 68, vennero aboliti, vennero, vennero tolti. Ma si potrebbe ipotizzare anche un esame di passaggio. Ad esempio, i primi due anni. Delle scuole superiori potrebbero essere degli potrebbero essere due anni di carattere come dire più ampio, più generale. Alla fine di quei due anni si può ipotizzare un esame per continuare il triennio che può essere scelto. Che può essere quello classico, quello scientifico, quello tecnico, quello professionale. Alla fine della scuola secondaria non ci sarebbe nessun esame di Stato da fare, nessun esame di Stato, appunto perché lo Stato non è un docente, lo Stato e, lo, e il docente a sua volta non è un commissario di Stato. Non essendoci nessun esame di Stato da fare alla fine delle scuole superiori non c'è appunto un esame di stato che è un esame di licenza non si fa nessun esame la scuola termina finisce come mi iscrivo all'università mi iscrivo all'università superando un esame che mi permetta di iscrivermi all'università mentre oggi mi iscrivo all'università perché ho un diploma che mi hanno dato, che mi hanno regalato, che ho comprato, che ho un diploma, che posseggo un diploma, nell'altro caso invece posso iscrivermi all'università soltanto superando l'esame in cui si dimostra che ho i requisiti di carattere culturale per poter frequentare quell'università. Il sistema, come vedete, è capovolto è invertito non si basa più su una su una, un possesso di un pezzo di carta ma si basa invece sulla dimostrazione dei requisiti professionali e quindi sulla conquista effettivamente del sapere l'università a sua volta rilascia dei diplomi che hanno dei diplomi di laurea che hanno un valore legale e addirittura, oltre a valore legale, hanno anche una qualità abilitativa. No, le università rilasciano unicamente dei certificati che hanno un valore accademico. Accademico e basta, culturale e basta. E allora come si accede poi agli uffici pubblici oppure al mondo delle professioni? Eh, come si accede? È qui il compito dello Stato, unicamente qui è il compito dello Stato, cioè si svolgono degli esami. Statali che sono extrascolastici, non degli esami di Stato scolastici o accademici, ma soltanto degli esami di Stato extrascolastici. Lo Stato che ha bisogno di determinati impiegati, di determinati dirigenti, insomma, che ha bisogno di burocrazia per sostenere se stesso, non si può rivalere sulla scuola monopolizzandola e allevando degli impiegati e dei dirigenti come si allevano i polli da batteria ma ha bisogno invece di svolgere dei rigorosi esami di stato extrascolastici per verificare che cosa per verificare non lo studio o le, o le conoscenze ma per verificare in quel caso che cosa effettivamente le competenze le competenze che deve richiedere per svolgere quel compito di cui ha bisogno. E così per le professioni, così allo stesso modo avviene per le professioni, dove dopo un tirocinio sul campo si può svolgere un esame in cui si verificano quelle che si chiamano le competenze. Riuscendo così finalmente a far chiarezza anche su, quelle, eh, su quella grande confusione che c'è oggi, su quella grande confusione, su quella grande ipocrisia che c'è oggi nel mondo della scuola e nel mondo dell'università italiana, dove si mettono insieme le conoscenze e le competenze, che sono cose invece completamente diverse, come le pere e le mele, cose diverse. In questo modo qua, come si può capire, si dà un senso diverso a quella che è la scuola e un senso diverso a quella che è l'università. Perché il sistema che vige oggi, cioè quello del monopolio, quello del valore legale del titolo di studio, in fondo che cosa, qual è l'obiettivo che vuole perseguire? È quello che il valore legale ha allo stesso tempo un valore legale e un valore pratico, e dunque chi ha quel diploma dovrebbe avere le conoscenze e dovrebbe avere anche le competenze pratiche per svolgere determinati compiti, determinati ruoli. Ma volendo raggiungere questi due obiettivi, il risultato effettivo concreto, qual è? È che non si raggiunge né L'obiettivo della conoscenza culturale, cioè teorica, né si ottiene il eh, risultato di avere delle reali competenze pratiche. Si vogliono raggiungere due obiettivi e non se ne raggiunge nessuno. Questa è la cosa drammatica, no? non avendo distinto all'origine pensiero e azione, cultura, giudizio e volontà, dall'altro competenza dall'altro, pratica dall'altro, non avendo diviso, non avendo distinto, alla fine non si ottiene nulla e si perde, come si dice dalla mie, dalle mie parti, Filippo e il paniere. Bisogna invece ritornare alla distinzione tra il giudizio e l'azione, tra il pensiero e le competenze pratiche e soltanto se si distinguono queste due attività umane, forse le potremmo distintamente separatamente conquistare una alla volta. Ma questo che cosa implica? Questo naturalmente implica sacrificio, lavoro, conquista, conquista soprattutto individuale, perché lo studio alla fine è questo, è un lavoro che implica un sacrificio individuale in qualunque campo sia quello della scuola secondaria degli istituti eh, di scuola secondaria superiore sia per quanto riguarda gli studi accademici e universitari questo naturalmente permetterebbe di avere una libertà scolastica, capace di ehm, garantire una, come si dice oggi, offerta educativa eh, plurale e quindi potendo meglio soddisfare quelle che sono le esigenze della società odierna che non può essere eh, amministrata, governata da una mente centrale che ritiene di conoscere tutti i bisogni, tutte le esigenze, tutte le necessità e sulla base di questa ipotetica super conoscenza decidere i destini di tutte quante le persone. È una cosa che, come potete capire, Solo a pensarla mostra tutta quanta la sua risibilità, la sua ridicolaggine nella sostanza. Questo perché una cosa era l'esistenza della scuola statale di carattere monopolistico in una Italia di 50 e di 100 anni fa, in cui non tutti avevano bisogno della scuola. E altra cosa è invece l'esistenza di una scuola monopolistica statale al giorno d'oggi in cui invece tutti hanno bisogno della scuola. Ma siccome tutti hanno bisogno della scuola, la scuola non può dare a tutti le stesse risposte. Non lo può dare. Perché diventa di fatto una scuola non solo illiberale ma anche antidemocratica e per quanto si prefigga di superare le disuguaglianze è invece questo sistema scolastico che è garanzia di continua produzione di disuguaglianze e allora non vorrei aver fatto un discorso eccessivamente pessimistico oggi però la situazione è questa e eh, non è un caso che la nostra stessa vita civile, vita democratica, la nostra vita istituzionale ha raggiunto forse nell'ambito dei 160 anni della nostra storia forse il suo punto più basso, il suo punto più basso. Perché la scuola almeno per come la posso concepire io, forse non è assolutamente fondamentale, importantissima nella vita di una persona, perché la vita di una persona nella sostanza dipende da due cose: da una parte, appunto, l'educazione istituzionale che compete, che riguarda la scuola, e dall'altra un'educazione della vita che non finisce mai che non finisce mai. E questa educazione della vita è sicuramente più importante della educazione di carattere istituzionale che è demandata alla scuola. Però una cosa è certa, che una vita democratica minimamente decente non può fare a meno per molto tempo di un sistema di istruzione di una qualità almeno passabile. Almeno passabile. Oggi purtroppo, questo in Italia, non è garantito. E dunque la nostra democrazia dimostra con, con i fatti quanto si vada avvitando sempre più spesso, sempre in maniera più più stringente, più angusta in una vita antidemocratica. Questo dipende in gran parte anche purtroppo dal nostro sistema scolastico. E il fatto che nessuno sia in grado non solo di riformarlo, ma nemmeno di concepire una riforma, eh, beh, la dice lunga sulla crisi purtroppo che stiamo attraversando. Io mi fermo qua perché ho rubato già fin troppo tempo a tutti quanti voi e ci rivediamo il prossimo anno con eh, altre, non chiamiamole lezioni, perché non sono lezioni, ma con altri. Incontri e avrò modo di farvi sapere quali saranno i temi. Vi auguro a tutti un buon fine, fine anno, un buon Natale, sperando che ognuno di voi, appunto, possa effettivamente, visto quello che è il mondo che ci circonda, trascorrere un buon Natale. Ciao a tutti, alla prossima.